Allora, buonasera a tutti. Scusate la brevità con la quale parlerò con voi, ma penso sia necessario lasciare anche un po' di spazio ai candidati, i quali sono stati un po' silenti e invece voi dovete conoscerli per apprezzarli e per poter dare il voto e comunicare anche agli altri a chi dare il voto. Io credo. Ah, io sono consigliera regionale. Va bene. Allora, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, eletta l'anno scorso grazie anche ai voti del Vomero che sono stati tanti. Io vorrei parlare di una cosa, di parole e di comportamenti. Credo che sia arrivato il momento di mettere da parte le parole e di non aspettare che i nostri comportamenti debbano essere cambiati attraverso una legge che probabilmente non arriverà mai. I nostri comportamenti devono cambiare perché dobbiamo renderci conto che questo stile di vita che ci costringono a condurre non è più compatibile con la sopravvivenza della specie umana sulla Terra. Io dico che i comportamenti sono semplici, sono questo. Cioè, che significa che la mattina quando vai al bar ti riempi la borraccia d'acqua, bevi e non prendi bottiglie di plastica, perché il riciclaggio delle bottiglie di plastica, ecco, già una parola che non mi piace più, riciclaggio. Ma riciclare significa comunque sprecare energia per costruire una cosa, sprecare energia per trasformarla. Allora, a meno che non sia assolutamente necessario avere quella cosa, facciamo a meno di quella cosa. Un esempio che vi volevo fare: io abito in una casa nella quale ospito ogni tanto delle figlie, quindi una casa di donne, che naturalmente si impremano, usano delle cose da donne. Ecco, questa è la quantità di 6 mesi di creme per il viso. E allora io mi chiedo, vabbè, questa la ricicliamo, ma per quale motivo io devo buttare una cosa che potrebbe essere utile ancora ripetutamente? Perché non posso riutilizzarla? Perché non diamo spazio invece alla possibilità che io possa andare in un negozio con questo flaconcino e riempirlo di crema? Questi sono i nostri comportamenti che devono cambiare. Come? I negozi alla spina, i negozi di sfuso, sono ancora pochi, pochissimi sul territorio, ma se andiamo a comprare in questi negozi, sicuramente sarà per loro più semplice operare. Poi se non riesco a buttarli, troverò prima o poi il modo per farne qualche cosa. Allora, cambiamo candele per la casa. Ma faccio luci evidenti tra poco. Allora, facciamo in modo che i nostri comportamenti sono quelli che devono cambiare il mercato. Il mercato cambierà appresso a noi. Adesso c'è il boom dell'olio di palma. Tutti ne parlano, se l'olio di palma è pericoloso, geneticamente, modifica geneticamente le cellule e cancerogeno, distrugge intere foreste pluviali. Ma come facciamo? Allora, il 13 dicembre del 2016, giorno di Santa Lucia, anche i nostri occhi si apriranno, perché finalmente l'Italia si adeguerà e adeguerà lo scontrino, no lo scontrino, quella cosa che si mette vicino, l'etichetta, brava, l'etichetta, e sarà leggibile. Non troverete più scritto olio vegetale, ma la provenienza, quindi olio di palma. Se noi quando andiamo al supermercato, o meglio ancora, quando andiamo al negozietto sotto casa, compriamo con attenzione, il mercato naturalmente ci seguirà, perché loro sono furbi, sanno dove c'è il guadagno. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e dico, chi vuole i consiglieri, gli aspiranti consiglieri, dove stanno? Io credo che qualcuno debba dire chi siete. Eccola qua.